Questa è l'inquietante scritta che annuncia il contenuto di un'ancora più inquietante pagina sul social TikTok. Si chiama Pentiti Brindisini e il suo anonimo creatore spiega senza troppi giri di parole che vi verranno pubblicati tutti i volti dei pentiti, degli infami e dei confidenti brindisini. Ciò che inquieta di più, se possibile, è che a seguirla e a commentarla ci sono oltre 700 persone e non solo con profili falsi. A scoprirne l'esistenza è stato Adriano Stano, ex boss della Sacra Corona Unita, poi divenuto collaboratore di giustizia e oggi cittadino libero dopo aver scontato la pena definitiva. La sua è una delle circa 50 foto pubblicate dall'anonimo gestore della pagina. Adriano Stano, cosa ha pensato quando ha visto la sua fotografia, che peraltro è una foto che gli ho scattato io 30 anni fa, quando lei faceva un'altra vita, quando lei era il capo dei latitanti in Montenegro, quando ha visto questa fotografia in questa pagina che si intitola Pentiti Brindisini? Ho pensato, ma che ancora non si sono dimenticati di me, dopo 30 anni. Poi la cosa più inquietante e che mi meraviglia, a noi ci abbiamo messo la faccia, quindi... No, intende come collaboratore di giustizia. Sì, intendo come collaboratore di giustizia, quindi... Ma la cosa più inquietante è quella dei confidenti, che a sua volta rischiano. Lei a un certo punto, quando ha visto questa pagina, si è fatto un profilo falso per cercare di capire chi ci fosse dietro. Certo, l'ho provocato... Quindi è caduto nella mia provocazione. Avendo riconosciuto Stano nella chat, il gestore della pagina si è lasciato andare a minacce tutt'altro che velate. E alla fine tu devi prendertela con me, non con i figli, con i parenti. Che ci può essere secondo lei? Siccome ci sono delle cose molto precise, secondo me anche lui è un confidente o qualcuno che appartiene. È meglio sapere chi c'è dietro questo profilo. Io mi rivolgo agli organi competenti, anche perché qua rischiamo tutti, no? Ma anche soprattutto queste persone che, come dice lui, che sono confidenti, rischiano ancora di più.